sicuramente abbiamo giocato un ottimo primo set, perciò questo è stato molto positivo. Poi sul finale abbiamo commesso un paio di errori che abbiamo fatto l'errore poi di portarci dietro nel proseguo della partita. Ecco, questi errori ci hanno un po' condizionato, però a differenza di domenica in cui veramente avevamo giocato senza continuità, oggi abbiamo fatto comunque un piccolo passo avanti. Ecco, adesso il nostro campionato comincia il 30, ci sono delle partite più abbordabili, perciò dobbiamo tenere la mente serena e rimanere lucidi che abbiamo delle partite, come ho già detto, più alla nostra portata. Quindi andiamo avanti a fare il lavoro che abbiamo fatto, stiamo lavorando sulla squadra, stiamo trovando un sestetto che è da pochissimo che sta lavorando assieme, abbiamo affrontato un campionato nuovo, abbiamo fatto questa esperienza, perciò l'importante è tenere la giusta serenità. Ecco, l'obiettivo era quello di non arrivare a fine anno con una depressione sulle spalle, non ce l'abbiamo perché abbiamo comunque una squadra tranquilla e poi, l'ho già detto, arriveranno partite a mio avviso più abbordabili dove sicuramente vedrete la vera Rebecca. Siamo tranquilli perché sapevamo che per noi erano partite non difficili, partite difficilissime, poteva arrivare a qualche punto, non arrivare, ma abbiamo detto che non avremmo fatto drammi, infatti siamo tranquilli. Ecco, dobbiamo solo lavorare e pensare bene al futuro. No, abbiamo avuto un attimo di defiance e domenica non avevamo effettuato cambi perché comunque ne abbiamo veramente pochi, volevo solo dare un attimo per ritrovare la concentrazione per il set dopo, perché ormai il set era abbastanza compromesso e ho visto che un attimo di tranquillità è tornata in campo con lucidità, perciò sicuramente fa parte del gioco. Ma sicuramente Novara l'ho vista benissimo, ecco. Sono comunque tutte squadre veramente forti, a qualcuno non aveva il sestetto al completo, ecco. Quello che veramente ci ha messo in grande difficoltà è stata anche Perugia, che ho visto una squadra cinica ma soprattutto una squadra già rodatissima. Ecco, dobbiamo aspettare le squadre quando saranno al completo e poi sicuramente comunque sarà un gran campionato perché ho visto un livello molto molto alto. E dopo il forfè di questa? No, siamo sul mercato, la società mi ha assicurato tutta la disponibilità per completare la rosa, è una società molto seria, molto corretta e sta lavorando bene e sicuramente in un futuro, so che il mercato non è facile, però lo sappiamo che arriverà sicuramente qualcuno a darci una forte. Ci stiamo guardando in giro perché vogliamo trovare un giocatore sicuramente importante.